Allora, se quello che abbiamo prima raccontato è un po' la filosofia di base di Pirandello, che rimane un po' stabile, per tutto il corso della sua produzione, poi l'ultimo Pirandello, non proprio l'ultimo, diciamo il penultimo Pirandello, perché l'ultimo Pirandello è un Pirandello un po' surreale, come accennavo, ma il penultimo, diciamo, Pirandello è un Pirandello che ritorna anche in modo a volte un po' ripetitivo sui suoi stessi temi, sia nelle novelle sia nei drammi teatrali, quasi c'è una fosse un irrigidimento anche, se vogliamo, della sua stessa filosofia e del suo stesso modo, no, di fare letteratura e fare teatro. E quindi non è l'eccezione che conferma la regola, alla fine è proprio lui stesso a confermare la regola, ma a parte queste trovate. Dicevo, ecco, inquadriamo un attimo rapidissimamente l'evoluzione delle novelle, no? Anche se abbiamo detto i temi centrali, mano a mano che si definiscono, rimangono stabili. Allora, anche il nostro libro ci ricorda che troviamo almeno tre fasi, no? Che grosso modo corrispondono anche alla evoluzione della sua produzione teatrale. La prima fase è quella delle novelle siciliane, più appunto attinenti a quella che è l'ambiente siciliano, che è il suo ambiente di provenienza, e che sono le più, usando anche una prospettiva che usa il vostro manuale, le più decadenti, le più cioè simili a quello che è il clima del decadentismo, vale a dire o la sottolineatura un po' dannunziana, per così dire, del folklore siciliano un po' esasperato, anche se a Pirandello non interessa l'aspetto, no, della sensualità, l'aspetto della quasi bestialità, no, selvaggia, com'è invece al centro delle novelle abruzzesi di D'Annunzio. Oppure c'è, ed è la famosissima novella Ciao, la scopre la luna, che è famosissima ma che è abbastanza al di fuori di quello che è l'asse, no, centrale della riflessione pirandelliana, che è un po' la apparizione della luna. Per il povero, no? È un po' l'equivalente di Rosso Malpelo, si fa sempre questo collegamento tra Rosso Malpelo, Ranocchio in particolare, e Ciaula, no? Ciaula è il povero ragazzo che lavora nelle miniere e che di notte ha salendo in superficie questa Prof, scusi. Prof. rivelazione dello splendore luminoso della luna. Prof. Può accettare Anna che sta aspettando di essere accettata, perché è uscita. Sì, guardo, ma non. Aspetta un attimo, aspettate un secondo. Dicevo, appunto, il nostro libro in particolare, se voi leggete la novella, leggete l'analisi, insiste proprio su questi aspetti quasi di epifania, no? Di manifestazione divina connessa a questa apparizione a Ciaula, non a caso che risale, no? Dalle profondità della Terra, questa apparizione della Luna. Ma ecco, questo è una componente abbastanza a sé, no? Minoritaria. Anche nella rappresentazione, semmai, delle vicende siciliane, il nostro Mirandello è attento a cogliere gli aspetti più paradossali. Allora c'è la famosa La Giara, no? Forse ne avete anche visto qualche rappresentazione, anche teatrale, del tizio che rimane chiuso dentro la lotre, no? Che lui stesso aveva riparato e che non vuole uscire, no? E della denuncia invece che fa il proprietario, quindi è una situazione appunto paradossale. Quindi, semmai, ecco, l'attenzione di Pirandello va sempre a questo, alla paradossalità dei casi della vita, no? L'irrazionalità indotta dal caso, indotta dalla sorte, dalla fortuna, che è la vera, regista delle vicende umane, che sono assolutamente
refrattarie ad ogni razionalizzazione. Del resto, la stessa organizzazione complessiva della raccolta delle novelle, novelle per un anno, volutamente è priva di ogni criterio tematico o altro, quasi a voler indicare davvero la molteplicità possibile delle situazioni della vita, tra le quali non è possibile trovare nessun criterio di classificazione e di ordinazione. Non c'è nessun criterio che permetta di mettere in ordine e di trovare un senso, di trovare una ragione profonda tra i casi della vita. La vita non è che una rassegna di una molteplicità di casi in cui spesso la vita precede la fantasia. Lo dico perché lo stesso fu Mattia Pascal è accompagnato da una piccola nota appunto di Pirandello, che avvertenza sugli scrupoli della fantasia, che trovate di solito in coda alle edizioni appunto del romanzo, questa avvertenza che prende spunto da un fatto di cronaca che sembra molto simile alla situazione paradossale vissuta da Mattia Pascal, che rinuncia alla sua vita, entra in una vita altrui e poi cerca di rientrare nella sua vecchia vita scoprendo che però è impossibile, no? Allora, il nostro Pirandello, prendendo spunto da un fatto reale di cronaca che ha preso in un secondo tempo, nel 1921, in un'edizione successiva del suo romanzo, inserisce questa una riflessione su questo, quasi a dire: io certo questa cosa l'ho inventata, no, ovviamente, ma la realtà a volte è più paradossale della fantasia stessa. Non solo, l'accostamento delle vicende, no, delle novelle, il più caotico possibile, che proprio vuole rendere l'idea del disordine, del caos della vita, sembra anche trovare un'altra rappresentazione simbolica, sempre all'interno del romanzo del Mattia Pascal, nella famosa biblioteca in cui Mattia Pascal lavora, per modo di dire, no? Prima di compiere la prima uscita, no? Dalla sua vita, il famoso viaggio che avrebbe dovuto portarlo in America, ma in realtà lo porta al casinò di Monte Carlo. Del resto, anche lì, il gioco d'azzardo è proprio il trionfo della fortuna più irrazionale, no? La descrizione dettagliata delle roulette, no? Del gioco delle roulette, della pallina che va a cadere in una casella piuttosto che in un'altra, ci dice proprio, no? È emblematica di questa riflessione sulla casualità che regola la vita dell'uomo e a cui siamo inevitabilmente soggetti. Ma dicevo, appunto, la biblioteca in cui il nostro Mattia Pascal lavora e in cui poi va quasi a rinchiudersi, no, alla fine della sua vicenda, assurda, paradossale, rappresenta anch'esso il caos. Allora si compiace nel notare come si trovino vicini, quasi appiccicati l'uno all'altro, libri che parlano di cose più diverse. Allora, per esempio, un libro sulla vita dei santi rispetto a un libro licenzioso, libertino, sulle avventure erotiche di un tal personaggio, no? Appunto, la vita offre una molteplicità di casi, i più diversi, tra i quali non c'è una logica, nessun criterio, no, possibile di classificazione. Quindi appunto le novelle per un anno sembrano proprio voler riprodurre il caos della vita umana e la casualità degli accostamenti delle vicende. Poi appunto dopo la fase cosiddetta siciliana abbiamo la fase prevalente, la fase in cui si collocano la maggior parte, le più significative, le più note delle novelle pirandelliane, che sono per lo più di ambiente cittadino, di ambiente piccolo borghese, e all'interno di questo orizzonte però l'idea, come vi dicevo, della paradossalità dell'esistenza trova espressione
nei casi più grotteschi, più paradossali, che mostrano, come deve essere l'arte umoristica, le contraddizioni della realtà e riflettono spesso su questa condizione di trappola da cui l'uomo, di cui l'uomo è vittima. E quindi è la fase grottesco-umoristica che coincide con la fase degli anni 18, 19, 20 della produzione teatrale. In particolare nella produzione teatrale, i due titoli forse più significativi, in realtà potremmo ricordarne tanti altri, Pensaci Giacomino, Il piacere dell'onestà, Il berretto a sonagli, però forse i due titoli più significativi di questa fase grottesco-umoristica sono il famosissimo Così esse vi pare, che avevamo forse già raccontato e che forse saremmo anche dovuti andare a vedere se non fosse successo quel che è successo, Così esse vi pare, e Il gioco delle parti, che forse appunto anch'esso avevamo raccontato l'anno scorso e che magari riprenderemo sabato per concludere un po' questa chiacchierata pirandelliana. E poi troviamo invece la cosiddetta ultima fase, la fase un po' surreale, cui appartengono un po', sempre un po' filtrata quasi di una dimensione onirica, di sogno, visto che l'altro giorno parlavamo di questo termine, e due più rappresentative sono quel C'è qualcuno che ride, che nominavo prima, e Una giornata, che invece trovate, se volete, una novella molto breve e che sembra appunto davvero un grande sogno, un grande incubo, no, dell'io protagonista che viene sbattuto giù da un treno e che nel giro di una giornata sembra rivivere quella che è la parabola di tutta la sua vita. È davvero molto moderna e molto suggestiva questa novella che voi trovate, adesso vi assicuro che c'è, ve l'avevo messa qui, ecco, Una giornata, e che proprio rappresenta la paradossalità di una vita di cui il protagonista si scopre contemporaneamente protagonista e spettatore e che vede riassunta nella vicenda di una giornata. Allora questo essere sbattuto giù dal treno è ovviamente allegoria della nascita, no? Della fuoriuscita dal grembo materno. Ecco questo per un po' ricordare una classificazione di quelle che sono le tre fasi sostanziali. Anche questa fase un po' surreale nella produzione drammatica corrisponde alla fase del cosiddetto teatro dei miti che ha nei Giganti della Montagna, che del resto è un dramma incompiuto, i Giganti della Montagna è la sua forse espressione più interessante. Ecco, nella produzione teatrale, così abbiamo almeno inquadrato, queste tre fasi, no? La fase più folcloristico-siciliana, la fase invece grottesco-umoristica e la fase surreale, sono parallele, ma nella produzione teatrale ce n'è un'altra, che è appunto la fase che occupa i primi anni venti, che ha nei sei personaggi in cerca d'autore del 21 la sua forse espressione più importante, ma anche per certi versi nell'Enrico IV di cui parlavamo e che abbiamo visto l'anno scorso, vale a dire la fase cosiddetta del metateatro, qui torneremo a parlare sabato scorso, che è sabato prossimo, che è una fase molto particolare perché appunto attraverso il gioco del teatro nel teatro, cioè della rappresentazione teatrale all'interno, no, di una cornice teatrale, diventa anche davvero una vera e propria riflessione sui meccanismi teatrali e sulla possibilità o meno di fare ancora teatro. Così, ecco, abbiamo inquadrato questo. Invece, tra i romanzi, sicuramente quelli di cui più si parla, perché sono più legati alla filosofia pirandelliana, sono quello di Mattia Pascal, naturalmente il fu Mattia Pascal, e
nella fase conclusiva della produzione pirandelliana, uno nessuno 100.000, che sono quasi, e anche il nostro libro segue un po' questa prospettiva interpretativa, quasi uno la conseguenza dell'altro, la continuazione dell'altro, nel senso che, cominciamo almeno a denunciare questo, il Faux Matthias Pascal è l'affermazione di una impossibilità, no? L'impossibilità provata da Matthias Pascal di costruirsi un'esistenza alternativa e, dicono i commentatori del nostro libro, quasi qui consiste il suo errore, il volersi costruire un'identità alternativa, che porta alla scoperta dell'impossibilità di tutto ciò. Anche per una ragione proprio formale, se il romanzo l'avete letto, vi ricordate che dopo il momento un po' di ebbrezza, la chiama ubriacatura della libertà, quando appunto scopre casualmente, no, vi ricordate poi più o meno la vicenda, intrappolato in una vita misera, soffocata, no, in particolare dalla famiglia, cui magari poi riusciamo a dire una parola in più, il nostro protagonista fugge, ecco l'idea della fuga, della uscita un po' irrazionale, sfruttando il fatto che ha in tasca una somma che gli era stata donata dal fratello per il funerale della madre, somma che però a lui non serve perché del funerale della madre si era già incaricata la zia, la sorella, la zia scolastica, la sorella della madre stessa, e allora si trova con questa somma, questo gruzzolo in tasca con cui cerca di fuggire con l'idea di andare appunto in America, in realtà poi si ferma a Monte Carlo, si ferma al casinò di Monte Carlo, dove vince, e sarebbe intenzionato a tornare a casa per sbattere in faccia alle donne, cioè la moglie e la suocera, sbattere in faccia i suoi soldi vinti, quando casualmente legge sul giornale la notizia della sua morte. Cioè era stato ripescato un cadavere che la moglie stessa aveva riconosciuto come appartenente a lui e quindi era stato ufficialmente dichiarato morto per suicidio. E allora decide di cogliere l'occasione, come sapete bene, e di vivere un'altra vita, no? Approfittare del fatto che a casa sua era creduto morto per costruirsi un'altra vita. Ma quest'altra vita, dopo appunto, dicevo, la fase di ubriacatura, di libertà che lo vede viaggiare in giro per l'Europa e per l'Italia, questa vita lo porta a cercare una nuova forma, per certi versi, cioè una nuova individualità. E allora ecco che cerca innanzitutto di stabilirsi in modo appunto continuativo, stabile, a Roma, e trova ospitalità presso una famiglia, quella di Anselmo Paleari. Tra l'altro trova appunto, assume, no, una nuova identità, un nuovo nome, quello di Adriano Meis, si costruisce mentalmente una storia, un'origine, un'infanzia, un passato, per cercare appunto di sostenerlo di fronte a eventuali richieste altrui. Ma ecco che nel tentativo di costruirsi questa nuova identità si trova impossibilitato a vivere alcuni aspetti minori o cruciali di una nuova vita. La prima scoperta dell'impossibilità è quella di acquistarsi un cagnolino. Non può comprarsi un cane perché deve essere dichiarato ufficialmente e lui ufficialmente non esiste, non ha documenti. E poi la cosa diventa più grave, perché allora significa non poter denunciare un furto, il furto che lui subisce operato nella casa appunto Paleari dal genero, vedovo di Anselmo Paleari, che tra l'altro vuole ricattare la figlia di Anselmo, quella Adriana, con il quale
cioè con la quale Adriano vive una piccola storia affettiva e sentimentale. Anche lei impossibile da sviluppare e da portare a compimento, perché lui non esiste, quindi non può offrirle una vita sposandola o altro. Allora, che cos'è il messaggio, no? Che sembra provenire dal Fu Mattia Pascal? Il messaggio sembra essere questo, appunto, l'impossibilità di costruirsi una vita alternativa. Al che egli allora decide di mettere in scena un secondo suicidio, che è appunto il suicidio di questa nuova individualità, quella identità di Adriano Meis, e di tornare nella vita che precede. Ma in realtà anche questo è un fallimento, perché il ritorno nella vita che precede lo porta a bussare ovviamente alla porta di casa, tra l'altro finge, no, di essere una sorta di fantasma, quindi fa una voce grossa come se venisse dall'oltretomba, ma cosa scopre immediatamente? Scopre che la moglie si è risposata con quello che era il suo antico amico, il Pomino. Si è sposata ed ha una figlia neonata. E allora si assiste a questa scena un po' paradossale. La suocera urla perché alla ricomparsa di lui, quasi come se fosse un fantasma, si spaventa. La moglie crolla a terra, svenuta. Il secondo marito cerca di soccorrerla e dà in braccio al povero Mattia la bambinella. E questo fa scattare, no? Qualcosa in lui, la pietà nei confronti di quella bambina, perché lui avrebbe avuto il diritto, no, di rivelarsi come vivo e quindi di pretendere, perché tenete conto che non c'era il divorzio, non c'era nulla del genere, di pretendere l'annullamento di questo secondo matrimonio, perché se no lei sarebbe stata in condizione, si dice, di bigamia, no? È ancora vivo il primo marito e si è sposato col secondo, quindi il secondo è nullo perché il primo non era morto. E quindi lui avrebbe potuto far valere i suoi diritti, ma è solo la pietà nei confronti del bambino a cui avrebbe sconvolto la vita che gli impedisce di farlo. E allora, pur prendendo un po' in giro, decide di uscire dalla loro vita e torna quasi a rinchiudersi, quasi a seppellirsi in quella famosa biblioteca, no? E poi c'è la famosa ultima scena, no? Lui va a far visita alla sua tomba, cioè alla tomba che era stata fatta in realtà ospitando il cadavere non suo, di quello che si era suicidato e che era stato ripescato dal mare, e va a far visita alla tomba, non riconosciuto dai compaesani, tant'è che uno gli chiede: ma in fondo tu chi sei? E appunto c'è la famosa risposta: io sono il Fu Mattia Pascal, cioè colui che è stato Mattia Pascal, ma che adesso che cos'è? Non è più niente e non è più nessuno, è quasi un morto vivo rinchiusosi nella sepoltura, quasi nella tomba di quella cella appartata che è la biblioteca. Con cui ragiona, e quindi ci si riconnette, no, alla fine con l'inizio, è come se fosse un grande racconto retrospettivo, quindi un grande flashback, tutto il romanzo, ci si riconnette al punto di partenza e il nostro protagonista parla con il prete che era diventato il nuovo, come dire, responsabile, no, della biblioteca, e che è colui che all'inizio, Don Eligio, l'aveva, gli ha consigliato di raccontare la sua storia. Concludo appunto con questa osservazione, che ci dice un po' il senso globale di tutto il romanzo. Il nostro libro ci ragiona molto su questo. Dice, ecco, la conclusione provvisoria in cui, chiacchierando col prete, Mattia e Don Eligio pervengono sembra essere questa. Cioè quella secondo cui, appunto, in assenza di, diciamo, documenti, è impossibile una nuova vita. Ma in realtà, e qui è interessante notarlo, non è questa la conclusione definitiva. Perché in realtà
lui dice sì, ok, però non è neanche possibile rientrare nella precedente. Quindi lui si rende conto, ed è davvero una conclusione tutta negativa, si rende conto che dell'impossibilità non solo di tentare una via alternativa quando non ci sono le carte, non ci sono i documenti, ma anche dell'impossibilità di recuperare la propria stessa vita. E quindi rimane in una condizione quasi di sospensione, quasi di morto vivo, no? In che senso uno, nessuno, 100.000 è un po' la continuazione di questo? Perché porta alle estreme conseguenze questa consapevolezza. Nel momento in cui il protagonista è come se Vitangelo Moscarda fosse un po' la continuazione, no, della vicenda di Mattia Pascal, anche se sono due storie completamente diverse e due protagonisti diversi. Mattia Pascal porta però Vitangelo Moscarda porta alle estreme conseguenze la conclusione di Mattia Pascal. Se è impossibile sia costruirsi una vita alternativa, sia recuperare la propria, quella stessa del resto da cui aveva voluto fuggire quasi non sopportandone il peso, se è impossibile, cosa resta da fare? Rinunciare ad ogni identità possibile. Ecco appunto il discorso che facevo nella chiacchierata di prima. Rinunciare a un nome, rinunciare a un'identità, abbandonarsi al flusso vitale indistinto della vita della natura. E quindi rinunciare proprio alla volontà di rinchiudersi in una forma. Ecco, la prospettiva interpretativa del nostro libro è proprio questo. Mattia Pascal sbaglia nel momento in cui vuole, innanzitutto come Adriano Meis e poi come nuovo, con il ritorno alla sua identità precedente, vuole rientrare in una forma. Lui che ha avuto la possibilità di uscirne, no? Eppure lui vuole ricostruirsi una forma, intesa in termini filosofici, come dicevamo all'inizio. Questo è il suo errore, tra virgolette. L'unica alternativa che porta appunto alle estreme conseguenze è distruggere tutte queste forme e abbandonarsi, però, ripeto, a sua volta anche questa è una scelta estrema, anch'essa in qualche modo di non vita in termini umani, no? Normali, tra virgolette, ma di adesione a questa vita indistinta che, e faccio l'ultimo riferimento, avete sul vostro libro di Mattia Pascal, poi comunque riprendiamo a dire due cose la prossima volta, avete di Mattia Pascal due grandi brani che in realtà sono a loro volta vari frammenti legati tra di loro. In una avete l'essenziale di questo fallimento della nuova vita, della nuova identità di Adriano Meis, le tappe di questa parabola, no? Dall'ebbrezza della libertà alla consapevolezza progressiva dell'impossibilità di calarsi in una nuova identità. L'altro invece è la famosa conversazione teorica con Anselmo Paleari, duplice sul teatrino delle marionette e sulla lanternino Sofia, che è un altro modo per dire quello che dicevamo prima. La lanternino Sofia è l'idea secondo cui noi viviamo in un cerchio di luce, ma di una luce falsa, solo apparente, proiettata da una sorta di lanterna che noi abbiamo in testa e che proietta un cono di luce intorno a noi, oltre la quale c'è il buio. Ma il buio, paradossalmente, è per Anselmo Paleari il fluido vitale, l'indistinto. La luce è solo il frutto di un'illusione, quell'illusione che ci fa interpretare la vita secondo certi schemi, ma che sono schemi esclusivamente provvisori, che sono schemi che non si fondano su realtà certe, che sono assolutamente illusori. Quindi paradossalmente la vita vera è quella del buio, è quella dell'indistinto,
Quindi morire è entrare nel buio, che paradossalmente è il ritorno nel magma vitale, il ritorno nel fluido vitale. Ecco allora che paradossalmente, appunto, Vitangelo Moscarda, nel momento in cui rinuncia alla sua forma, abbandonandosi alla vita della natura, è come se entrasse in questa dimensione che ci può apparire quasi come buio, ci può apparire quasi come una morte, ma che in realtà, nella riflessione pirandelliana, è l'unica vera vita. Vabbè, questo è quanto, proprio pillole pirandelliane con cui chiudo.